Siamo pronti? Allora, sto benedetto Natale, che dobbiamo fare? Dobbiamo fare qualcosa di buono, non ci fossilizziamo sempre a comprare quelle cose costosissime che poi dopo in questo periodo è sempre un po' un casino, come diciamo noi a Roma. Allora, facciamo questo spaghetto con scarola e cozze e due olivette. Facile, 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 per la vigilia. Iniziamo subito. Aglio, l'olio buono, quello di Somma Riva. Qua usiamo il pesce, quindi un bell'olio ligure. Al massimo, vai, vai, così. Poi, le cozze, lo ricordo, levate sempre la barbetta e poi le strofinate l'una con l'altra, solo con una spugnetta di quelle nuove, capito? E le fate belle lucide così, come l'ho fatta io. Io ho utilizzato la retina, così le tengo belle strette, perché una volta levata la barbetta, succede che perdono la loro acqua. Allora la loro acqua ci serve coperchio, e le facciamo aprire, gli diamo una bella mescolata così, quindi niente scampi, niente gamberi, che tanto sto periodo è sempre, costa tutto quanto alle stelle e noi dobbiamo fare una cosa buona, ma il prezzo deve essere giusto. Mi raccomando, sempre il coperchio, questo lo sapete, io non ci metto né vino e né acqua, solo se è una cozza un po' secchetta, asciutta, ci mettiamo un po' di acqua, un po' di vino, sale grosso nell'acqua che è in piena ebollizione. Guardate qua, così devono essere, guardate che belle, guardate che belle, che spettacolo, guardate, così belle, umide, fresche, mamma mia che roba. Adesso qui con un'altra ciotola prendo, le metto qui, ah, che scottano tanto 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 tanto, che belle, che profumo. Oh, mi raccomando, se sentite non un profumo, una puzza, tipo fogna, le dovete buttare. Mi raccomando, perché basta una che è cattiva e ve le rovina tutte quante. Il liquido faccio così, guardate, che ce ne servirà un pochino. Non tutto, ma servirà. Butto il fondo, vedete il fondo? Qui va via. Lo butto, do una pulita così alla padellina. E vai, metto qui di nuovo olio, vai, facciamo un bel fondino, poi due spicchioni d'aglio, perfetto, peperoncino, sentite che musichetta, vado, peperoncino fresco, c'è un bel pezzo di peperoncino fresco, voi se non ce l'avete anche peperoncino quello là secco, sentiamo un po', andiamo, picca, però mi piace piccante. Poi abbassiamo leggermente senza far bruciare l'aglio. La scarola, che bontà, ma quanto è buona la scarola, è buona forte, eh? Levo questo pezzo, do una tagliata così, che è una pasta, quindi la faccio più piccola, così e così, rialzo l'induzione di nuovo al massimo, ah, così, senza cuocerla prima, direttamente. Scusate, ma che scarola è? Che scarola è se non ci mettiamo due olivette? Mi sbaglio? Sempre da amico nostro. Agostino, auguri a tutta la famiglia. Aiuto. Eccole qua, tac. Taggiaschere, quelle buone, sott'olio. Le nocciolate già, guardate che bontà. Ah, guarda il bel colore. Qualcuno dirà, ma l'acciuga non ce la metti? No, perché sta già la cozza che sta pulita. Ci mettiamo pure l'acciuga alla fine. Io spengo. Stop. Adesso, cozze, incomincio, una, spento, leggo tutto spento, e sguscio le cozze e le metto qua dentro, una la sguscio e una la mangia, e una la damo pure a camera uomo, e dite, vai, yeah. Mangiate la cozza, e continuo così. Poi c'ho uno spaghetto che mi ha fatto provare il pastificio Morelli, che è un pastificio toscano, che ha usato per farlo rosso al pomodoro e il pomodoro petti. La cottura è molto veloce, 5 minuti. Veda, dai, dobbiamo mangiare, non ci dobbiamo abbuffare, dobbiamo mangiare il giusto. Quindi 3 minuti di cottura, perché sono sottili sottili, e poi manteghiamo. Che musichetta. Guarda il bel colore, oh. Poi rosso, proprio per Natale, proprio, la vigilia, Natale. Io vado, La pasta è ancora bella al dente, La finiamo di cuocere dentro qui la salsa. Adesso un goccetto
di liquido delle gozze, così facciamo tutto quanto bello, saporito, gustoso. Guarda che bella colorata, ci sta una cozza che è un mostro, mamma mia, è enorme. Fuori dal fuoco, spingiamo tutto, un goccetto d'olio a crudo, che fa bene, lo sapete che fa bene, eh? Se è buono fa bene, sentiamo un po', è lui, non c'è niente da fare, lo sentite? Vai, così, facciamo il piattino, bello, l'apparecchiatura qua alla natalizia. Allora, mo qualcuno già lo so che sta dicendo, e il pecorino non ce lo metti? No, stavolta il pecorino non ce lo voglio mettere, va bene? Perché è tutto bello saporito. Un'altra cozzetta, due olivette, eccole qua. Adesso assaggio. C'ho una fame. Una bella cozza. Voglio prendere qua grossa. Tiè. Ma poi lunga questo spaghetto. Tiè. Guarda che mostro. Tiè. La regola è sempre quella. Buono, economico e tanto tanto di stagione. Mi raccomando, buon Natale, divertitevi, state bene, vogliamoci bene tutti quanti e un bacione, un abbraccio. Bontà. Che buona!